In Dio, lei? Ok, dai, possiamo continuare. È stato varato presso la scuola primaria e secondaria dell'Istituto Mancini di Ariano Irpino il progetto Gioco Marziale, promosso dal Panathlon Club Ariano Irpino in collaborazione con la SD Area 3 del maestro allenatore Michele Ferraro. Attraverso la disciplina della kickboxing si punta a raggiungere tre obiettivi di carattere sportivo, emotivo e sociale, dalla conoscenza di se stessi e padronanza del proprio corpo attraverso le attività ginniche e ludico-sportive, fino alla promozione dei valori fondamentali dello sport, quali il fair play, l'inclusione, la valorizzazione delle diversità, ma tra le finalità del corso c'è anche il promuovere stili di vita salutari, con particolare attenzione alle tematiche giovanili, quali l'uso e abuso di droghe o alcol. La frequenza del corso permetterà ai bambini di apprezzare la valenza socio-affettiva dello sport ed in particolare delle arti marziali, con comportamenti equilibrati dal punto di vista fisico, emotivo, cognitivo, comprendendo le modificazioni fisiche del proprio corpo e metterle in relazione con quelle psicologiche e di comportamento sociale degli altri, riconoscendo e rispettando le diversità e le abilità altrui. Inevitabile che il punto centrale sia quello dei risvolti sociali del progetto, che prevede l'obiettivo di far stabilire corretti rapporti interpersonali e mettere in atto comportamenti operativi e organizzativi all'interno del gruppo, riconoscere e rispettare il compagno, essere consapevoli delle differenti modalità relazionali da attivare con coetanei e adulti, cercando di apprenderle e sforzandosi di correggere le inadeguatezze, gestire il contatto con l'altro e le emozioni che possono scaturire da tale vissuto e valorizzare la collaborazione e il rispetto reciproco mediante la comprensione di quanto l'altro sia indispensabile al proprio apprendimento. La partenza dalla scuola Mancini, ma l'obiettivo è quello di diffondere il programma anche in altre realtà scolastiche del territorio, come affermato dalla presidentessa del Panathlon Club Lucia Scrima e dal maestro Michele Ferraro. Quello che stiamo facendo è un progetto che si chiama EduKick, poi diviso in varie fasce, che per i bambini è gioco marziale, per i ragazzi delle scuole medie e ovviamente agli sport da combattimento, mentre per le superiori si fa qualcosa proprio a livello agonistico. Viene insegnato durante l'ora di educazione fisica sia per quello che riguarda le abilità motorie a cui porta, sia per quello che riguarda lo sviluppo sociale della persona, capire l'importanza dell'altro, del compagno, e sia per quello che riguarda lo sviluppo caratteriale personale, come potrebbe essere il formarsi del carattere della persona, in questo caso del bambino. La preside Tiziana Raggiusto, sensibilissima allo sport, ha subito accettato. Io quindi un ringraziamento alla preside, ma un ringraziamento innanzitutto agli insegnanti di scienze motorie, anche di sostegno, che hanno accompagnato i ragazzi, i bambini in questo caso, a questo progetto. Il progetto nasce, come già ha detto il maestro Ferraro, per l'inclusione, per l'educazione allo sport, sempre come strumento soprattutto educativo, ma anche per prevenire la violenza. Quindi un bambino che possa difendersi in un certo modo senza far male, ma solo difendendosi, e questo è molto molto importante. Questo è un messaggio chiaramente che volevo dare, quindi non la violenza, ma la prevenzione anche al bullismo, che ce n'è tanto, lo sappiamo.